Siamo con il sindaco, onorevole Nicola Cristaldi, e con Vito Di Giovanni dell'ufficio Aro, ma siamo qui per un evento particolare, la presentazione di questo nuovo movimento I Futuristi, che probabilmente è sorto in vista delle prossime elezioni comunali, ma forse anche guardando più avanti. È una presentazione del movimento alla stampa, perché poi faremo una nostra giusta manifestazione, come suol dirsi, e non nasce in vista delle elezioni amministrative. Nasce per una esigenza ben precisa. Chi come me ha sempre avuto la passione della politica si rende conto che le cosiddette ideologie del passato non riescono ad interpretare l'accelerazione della società di oggi. Siamo davanti a una sorta di sconforto, quasi di rassegnazione di gran parte della popolazione, perché non ci sono più punti di riferimento. E se anche qualche volta viene individuata una singola forza politica, quella forza politica diventa molto distante dal proprio territorio, al punto da non ritenerlo veramente una forza interlocutrice delle proprie questioni e anche delle proprie soluzioni ai problemi. Allora da qui è partito un interrogativo: perché rinunziare alle intelligenze sinergiche? Perché rinunziare alla possibilità che delle intelligenze che magari sono cresciute su libri e ideologie del passato diverse possano mettersi insieme e disegnare qualche cosa di nuovo? Abbiamo fondato un movimento, un partito moderno, ma che abbiamo voluto chiamare Movimento Politico Culturale, perché mette la cultura alla base di ogni cosa da immaginare e da mettere nella strategia, da sviluppare nei vari progetti. Non significa che è un partito di persone colte, perché ci sono anche persone che colte non sono, ma che hanno la saggezza di ritenere che la cultura è l'elemento fondamentale. L'arte è il veicolo maggiore che può portare alla nascita di un nuovo sistema economico e sociale nel nostro paese. Da qui, dalla periferia, da Mazara del Vallo, dalla provincia di Trapani, parte questo movimento. Di solito è al contrario. Che spero che possa risalire. Possa risalire. Non è la prima volta che le cose immaginate nel sud d'Italia poi salgono, qui la storia ci insegna tante cose, ma vogliamo tentare questa scommessa e sono convinto che raggiungerà un bel traguardo. La domanda da $1 milione, quella che tutti vogliono sapere in questo momento: quando si saprà, se si saprà questa sera, l'eventuale candidato sindaco del movimento per le prossime elezioni amministrative di Mazara? Noi oggi siamo qui perché vogliamo presentare alla stampa il nostro movimento, dimostrare che si tratta di un vero partito che innesca un meccanismo positivo legato al dialogo, al confronto. Abbiamo naturalmente più persone che possiamo candidare, qualcuna in pole position, si tratta di professionisti, di persone che hanno dato la loro disponibilità e che non hanno bisogno della politica per campare, come suol dirsi. Ancora non abbiamo fatto una scelta ben precisa, ma insomma siamo quasi alla fine. Penso che subito dopo l'Epifania potremo anche incontrarci per cominciare a definire passaggi molto più concreti, anche indicando il nostro candidato sindaco. Grazie. Grazie a voi. Allora, Vito Di Giovanni, da un po' che mancavi dalla politica attiva, questo ritorno con I Futuristi? Eh sì, perché c'è non solo, diciamo, l'interesse a seguire fedelmente una persona qual è l'onorevole Nicola Cristaldi, ma c'è anche un interesse più ampio, e ciò che ci unisce è appunto la passione. Possiamo certamente dire oggi, basta guardarci qui attorno, che possiamo veramente essere soddisfatti, perché dietro questo simbolo nuovo, dietro questa parola che nuova non è, ma che comunque cerca di prospettarci un futuro diverso, c'è veramente la passione per la politica e l'assunzione corale di responsabilità verso non un interesse localistico, non un interesse regionale, ma addirittura l'interesse per la patria. Allora, oggi siamo qui in via Bagno, all'ex Cinema Diana, per presentare questo nuovo soggetto politico, I Futuristi, di cui fa parte anche il dottor Pino Bianco. Come mai questa scelta di aderire a questo neonato movimento? Ma è un movimento che sicuramente ha delle premesse per essere protagonista nella vita politica e spero amministrativa di Mazara. E sentivamo il bisogno, ecco, di qualcosa che potesse far stare insieme e chi non si identifica nel partiti populisti, partiti razzisti e quant'altro,
e quindi ognuno con la nostra storia, ognuno con la nostra esperienza, con la nostra cultura, andiamo a costituire questo movimento per la città oggi, speriamo domani anche per altre come dire, ambizioni maggiori, e quindi di fronte ad una prospettiva di nascita di un movimento del genere, chi ha voglia di misurarsi, chi ha voglia di non girare la testa dall'altra parte, come è molto più semplice fare spesso, e invece è qui e vuole dare la sua testimonianza. Sono felice di aver aderito con grande piacere al movimento Futuriste capeggiato dal presidente Cristaldi. È una scelta che ho fatto veramente con l'anima e col cuore, e sono felice veramente di essere un socio fondatore. Grazie naturalmente a tutti coloro i quali che ne fanno parte, che insieme abbiamo fatto un percorso che sono felice di affrontare liberamente. È chiaro che in questo movimento, che è un partito futurista, come ha detto il presidente Nicola Cristaldi, non toglie a nessuno, tantomeno a me, l'appartenenza politica che uno ne fa parte. È chiaro che le mie idee, le mie ideologie rimangono sempre, però è chiaro che non possiamo, ognuno perché ha le proprie ideologie politiche o situazioni, movimenti, idee politiche, non ci possiamo incontrare con altre intelligenze di altri partiti. Questa è l'idea e la volontà che noi vogliamo fare, unire tutti coloro i quali che ne vogliono fare parte in questo movimento politico locale, e spero, perché no, magari più avanti di essere un movimento locale che si possa allargare, per com'è quella l'intenzione che vogliamo fare, già presentarsi in tutti i comuni della provincia laddove ci sono le elezioni, e dire anche la nostra, ripeto, con ognuno con le proprie identità politiche. Quindi ci può essere uno di destra, uno di sinistra, uno di centro, nessuno vieta a nessuno di non farne parte o di avere una tessera e accantonarla un'altra. Io sono un tesserato, ne sono felice, e sono tesserato, un socio fondatore di Futuriste, che con grande onore e orgoglio cercherò di dare il massimo di me stesso e di dare il massimo contributo sia a me stesso, sia al movimento Futuriste e sia alla nostra città. Io sono pronto, sono disponibile e darò il 100%, se non basta anche di più, affinché possa veramente essere un promotore, un socio fondatore in tutto e per tutto, e perché no, essere veramente colui qua possa trenare e dare veramente l'esperienza giusta, almeno per quello che mi riguarda, per quegli anni che ho fatto politica in questa mia città che amo tantissimo, e per quello mi cimenterò nel prossimo futuro, quindi nelle prossime amministrative sarò in campo e cercherò di dare il massimo di me stesso. Spero e mi auguro che avremo ragione e che la città possa capire quale sia il nostro progetto e la nostra volontà. Il mio primo scopo è quello di dare origine a questo movimento futurista, e quindi mi muovo, a cominciare dal nostro territorio, per dimostrare che cosa pensa Futuristi di ogni situazione legata al territorio. Ed è quello che ho fatto su Castelvetrano. Su Castelvetrano sono andato più volte per cercare di capire qual è lo stato delle cose e che ruolo potrebbe avere il nostro movimento Futuristi anche dal punto di vista politico e anche dal punto di vista elettorale. L'avere io espresso alcune opinioni anche con immagini è stato interpretato da alcuni come una sorta di mia candidatura a sindaco di Castelvetrano. Così non è, ribadisco qui che non intendo candidarmi a sindaco di Castelvetrano, ma essendo il capo di questo piccolo grande movimento che noi vogliamo mettere in moto, è evidente che non possiamo non occuparci della situazione di Castelvetrano, perché è tra le più delicate della provincia di Trapani. Una gestione commissariale che fa il proprio mestiere, ma che non fa politica in senso nobile. Perché? Perché non può farlo. Si limita soltanto ad amministrare ordinariamente un territorio che invece ha bisogno di una veramente amministrazione straordinaria, ma non nel senso della legge che ha previsto lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma nel senso di una fantasia maggiore, di un coraggio maggiore, di una intraprendenza maggiore, di una ambizione maggiore. Futuristi intende avere un ruolo a Castelvetrano e presenterà delle proprie liste se ne avrà la possibilità, ha un suo progetto.
e ho messo anche a disposizione la mia esperienza personale nei confronti di coloro che usano questo progetto. E siccome sono convinto, lo dicevo per le cose grandi, quindi va anche confermato per Castelvetrano, che Castelvetrano ha un patrimonio urbanistico e storico importantissimo, che magari non ha gli stessi vincoli di Mazzara del Vallo o di Calatafimi, se gesta ma ha per esempio dei cortili straordinari, dei cortili che possono diventare il frutto di un itinerario, e magari ogni cortile può essere affidato ad un artista proveniente da ogni parte del mondo che interpreta la leggenda, la storia, il fatto, ovunque come sono dirsi, per fornire degli strumenti. Dopodiché è chiaro ed evidente che Castelvetrano è allo sbando, perché è una città triste, una città che non ha entusiasmo e devo dire una contraddizione con il passato. Ecco, quindi non intendo candidare a sindaco di Castelvetrano, intendo dare una mano a chi, candidandosi a sindaco di Castelvetrano, ne interpreta anche la filosofia, l'anima delle cose che i futuristi stanno cercando di propagandare. Perché non vorrei che si equivocasse, perché tutti sanno che c'è una forte spinta che il professor Dottore Bianco sia candidato sindaco della nostra città. Lei sa, rispettosi delle regole che ci siamo dati. Le regole prevedono dei passaggi interni, anche dei contatti che dobbiamo avere con l'esterno, perché con tutta franchezza di avere un bel candidato e rischiare di non vincere non è nelle mie ambizioni personali, e credo che nemmeno il professor Dottore Bianco abbia questa voglia di misurarsi quanto per fare le cose per il gusto di farle o per avere un podio o per avere un microfono. Credo che sia io che lo stesso professor Bianco possiamo vantare un buon curriculum, ciascuno con cose diverse, con rami diversi. La candidatura a sindaco della nostra città è una cosa estremamente seria. Al di là delle fortune anche personali, mi sono trovato ad essere un personaggio che ha una sua proiezione della politica, che ha giocato anche dei ruoli importanti, qualcuno anche di livello internazionale. L'uscita del sindaco Cristaldi e la nascita di un nuovo sindaco della nostra città non può essere affidata alla semplice competizione elettorale, alla semplice scheda, al semplice fatto simile da distribuire. Ci vuole un coinvolgimento della società, ci vuole l'umiltà di riconoscere che quando ci sono dei momenti importanti della città bisogna rinunziare a qualche cosa di proprio per dare qualche cosa di più a chi si candida in tal senso. Ora, il dottore Bianco è uno dei maggiori papabili, ma evidentemente, ripeto, abbiamo anche dei passaggi che non sono burocratici, attenzione, non sono burocratici, perché si potrebbe dare la sensazione che abbiamo fatto un movimento che sarebbe il contrario del futurista, perché ma dei passaggi ci vogliono, passaggi interni, un po' aspetto formale, passaggi anche esterni, perché bisogna consultare la società civile, non tutta la società civile della nostra città accetta il nostro movimento, probabilmente ci sono delle cose che vanno superate, delle considerazioni che devono essere maggiormente spiegate, ma alla fine una cosa è certa, forse il dottore Bianco, come io mi auguro, posso dire, il candidato a sindaco della nostra città, naturalmente saremo non soltanto onorati, ma daremo la nostra città in buone mani. Ma aspettiamo questi passaggi, dopodiché avremo il tempo per discutere, per applaudire, per dare suggerimenti e partecipare alla vittoria della città. Io sono talmente convinto di ciò che abbiamo scritto, non solo Coppino, Rossella, Antonio Tagliavia, Sandro Morano, l'ho detto qui, metto a girare con la maggior parte di voi. Sono convinto che ciò che abbiamo scritto è vincente e perderemo solo in un caso, caro Pietro. Solo in un caso, se saremo incapaci di spiegare alla gente che cosa stiamo facendo, se il nostro messaggio non sarà convincente perché non saremo stati capaci di usare le parole giuste. Io non sono da questo punto di vista un grande comunicatore, tutti dicono che sono bravo a comunicare, forse
in modo sofisticato come sottisti, ma raggiungere le cosiddette masse è difficile. Io tutte le volte che incontro una maestra elementare mi inginocchio. E perché tu incontri il grande docente universitario, incontri lo scienziato e non mi trovo a disagio perché so che lui parla di una materia e ho rispetto di quella materia. Quando incontro una maestra o un maestro elementare mi inginocchio, perché pensate a questi insegnanti che devono dire a dei bambini di 5, 6, 7, 8 anni di argomenti difficilissimi e usano il linguaggio della semplicità e il bambino a 8 anni comprende il significato dell'universo, conosce la differenza tra un pianeta e un satellite. Io non saprei spiegare, i maestri elementari sì. Perché? Perché non solo hanno studiato per essere maestri elementari, ma hanno la vocazione di essere maestri elementari. Io questa vocazione non ce l'ho, io questa capacità della semplicità del linguaggio non ce l'ho, ed ecco la ragione per la quale, affidandomi ai miei amici, ai miei collaboratori, a coloro che stanno lavorando con tutti noi per fare questo movimento, io chiedo loro di cercare di spiegare quanto più possibile che cosa vogliamo fare. Poi se la gente non vorrà votarlo è un altro aspetto, però non voglio che ci sia qualcuno che dica di no perché non ha capito bene il progetto. Qualcuno dice, beh, hanno fatto una insalata, beh, a parte il fatto che abbiamo fatto una cosa seria, non abbiamo fatto un'insalata. Le insalate sono dalle altre parti, anche il nostro governo attualmente è anche frutto di una certa logica dell'insalata, con tutto il rispetto e senza voler entrare in polemica con qualcuno dei presenti. Noi abbiamo costruito un modello e nella nostra città, a Mazara del Vallo in particolare, noi perderemo soltanto se non saremo capaci di spiegare cosa abbiamo fatto, perché siamo convinti che quello che abbiamo scritto non è il frutto di un ragionamento soltanto nostro, noi lo abbiamo messo sulla carta, è il frutto del pensiero di persone che nel tempo abbiamo incontrato, abbiamo consultato, qualche volta abbiamo anche modificato il nostro atteggiamento a seguito della integrazione del pensiero altrui. Questo è quello che vogliamo fare. Noi abbiamo rispetto per le nostre idee, vogliamo il rispetto degli altri. Si può essere di destra e di sinistra, come suol dirsi, nella logica tradizionale, ma se si concorda in un processo, in un progetto, in una strategia, le cose naturalmente sono molto più semplici. Quindi è un problema di capacità nostra di linguaggio, ma che noi si possa arrivare al punto di perdere e dirlo adesso mi sembra un po' eccessivo, ma nel caso dovesse, non è che vinceremo ovunque, no, Futuristi si presenterà in molte parti e in molte parti non vincerà per mille ragioni, avrà sbagliato candidato, non sarà stato capace di esprimere la propria opinione nel modo giusto, non saremo stati convincenti, ma questo è un aspetto diverso. E qualora in qualche parte non riusciremo a vincere, naturalmente noi faremo il nostro ruolo democratico, perché c'è l'opposizione e l'opposizione significa essere contraria a tutti i costi, l'opposizione significa far emergere le contraddizioni della maggioranza e cercare di far comprendere che invece le posizioni, in questo caso dei futuristi, erano quelle giuste.